E la vigilia di Pescara-Brescia, big match della terza giornata del girone di ritorno. Domani, ore 21, arbitro Aureliano di Bologna. Oggi la consueta conferenza stampa della vigilia di Beppi Pillon è stata l'occasione per stilare un bilancio del mercato testé consegnato agli archivi. Ebbene, il tecnico di Preganzola si è detto soddisfatto perché siamo praticamente rimasti gli stessi, ha detto testualmente l'allenatore biancazzurro. Mi fa piacere che Macin abbia avuto una grande opportunità per la sua carriera, sono davvero felice per lui. Tra l'altro è intervenuto in conferenza stampa anche Giorgio Repetto, è stato in sintonia con quanto dichiarato dal tecnico di Preganzola. Repetto ha detto: ci abbiamo provato, alcuni obiettivi erano francamente irraggiungibili. Le ultime sulla formazione: tornerà Brugman che ha scontato il turno di squalifica nella sfida di Livorno, giocherà naturalmente regista, le mezzali saranno Memusciai e Melegoni. Attenzione in attacco dal primo minuto, Capone nel tridente completato da Marras e Mancuso, tutto invariato nel reparto arretrato. Ed ora ascoltiamo gli stralci più importanti della conferenza stampa di Beppi Pillon e del responsabile dell'area tecnica Giorgio Repetto. Io ho sempre detto che sono contento dei ragazzi che ho a disposizione, nel senso che sono quelli che mi hanno fatto fare 34 punti, sono stati tutti guadagnati con merito, mi ha fatto secondo me fino adesso molto bene, magari nelle ultime due partite non siamo stati brillantissimi, questo lo riconosciamo, lo diciamo, non c'è niente da nulla da nascondere, ci stiamo lavorando per risolvere questi piccoli problemi che abbiamo avuto in queste due partite, sia sull'aspetto fisico sia quello tattico e tecnico, perciò si continua a lavorare come abbiamo fatto dall'inizio del campionato. Io sono soddisfatto, ho detto, dei giocatori che ho a disposizione. Sono quei giocatori che mi hanno permesso di fare 34 punti. Ci manca Machin, va bene, ma è giusto che un giocatore come Machin ha avuto l'opportunità di andare in Serie A, è giusto che Machin ci provi ad andare in questa categoria. Non diciamo cose che non sono vere, è una perdita importante perché io lo consideravo e lo considero un giocatore importante, però abbiamo fatto gli altri acquisti, abbiamo lavorato molto bene con lui, bisogna dire anche che insomma l'anno scorso che non siamo arrivati qua ci ha dato una grandissima mano perché ha fatto benissimo, quest'anno ha fatto bene e giustamente ha avuto il premio di andare in Serie A. Mister era soddisfatto nel senso che era difficile fare qualcosa di diverso perché i due o tre giocatori che potevano migliorare sensibilmente, diciamo, il livello di potenza della squadra non erano disponibili né per noi né per altri, perché sono rimasti dove erano. Non c'è stato un mercato, purtroppo è stato un mercato per tutti, credo, deludente, perché i giocatori, è dimostrato che il calcio sta scendendo di livello, perché i giocatori che sono stati cercati da tutti hanno oltre 32-33 anni, qualcuno 35, vuol dire che sotto quell'età lì non si è messo in mostra quasi nessuno, oppure quei due o tre che saranno messi in mostra rimangono nelle società di appartenenza. Allora, io sono un facente funzione, nel senso che non sono il direttore sportivo, a giugno ci sarà il direttore sportivo, io Tuminello non lo seguite per niente, quelle situazioni lì non le conosco. Sono stato un giorno al mercato, ora mercoledì e giovedì mattina, deprimente perché sia il posto, che era uno squallore totale, Bronx, sembrava il Bronx, tu ci sei stato, lo sai, e non girare, dovevi metterti le mani in tasca perché se ti cadevano 10 euro succedeva una guerra là dentro, si sarebbero massacrati di botte tra tutti, perché io credo che un mercato così povero non ci sia mai stato. Due o tre squadre che hanno provato a spostare gli equilibri perché hanno un patron esageratamente munifico, voglio dire, ti parlo della Cremonese e del Brescia stesso. Il Benevento, credo che il Benevento addirittura, che forse si è rotto un po' le palle di cacciare i soldi pure quello là, perché insomma ne ha cacciati veramente tanti, credo che non si siano mossi più di tanto. Tecnicamente hai perso Machin, tecnicamente un giocatore poteva essere un giocatore importante nella dinamica di palleggio di centrocampo. Dal punto di vista conclusivo
è un giocatore che ha fatto un gol col Benevento e non ha procurato azioni, gol per i compagni, cioè non ha fatto un assist gol, anche se magari l'ha fatto e non si sono tramutati in rete, però sicuramente è un giocatore tecnicamente forte. Avevamo già 5-6 centrocampisti e quindi diciamo che si prova a sopperire, quindi. Poi altri giocatori, Bellini lo dobbiamo scoprire, lo stesso Sottili io l'ho visto una volta in vita mia, una o due volte in primavera, quindi sono giocatori da scoprire. Oggi come oggi puoi essere come prima, o un po' di più, un po' di meno, voglio dire, credo che sei quasi, insomma, stai come prima. D'altronde Mancini, come diceva il mister, lui non si è voluto fare i complimenti, ma l'anno scorso quando è arrivato il mister non giocava né Gravion né Mancini, non giocavano nessuno dei due, e oggi a gennaio il Pescara ha venduto Gravion e Mancini, ma li ha fatti giocare lui.